Oggi vi parliamo di automazione server, quindi lo stato dei progetti open source in ambito di sviluppo e implementazione di progetti anche molto allo stato dell'arte, molto avanzati, e, in modo che siano accessibili a tutti. Quindi è facile trovare qualcuno che sappia implementare un mail server, un web server, ma è difficile farlo noi in casa, è difficile iniziare un progetto nuovo in questo senso. L'idea cos'è? Da qualche tempo ci sono progetti open source che hanno trovato ogni singolo passaggio necessario per rendere un server pronto a ospitare un servizio e hanno delineato esattamente i passaggi necessari ad arrivare a quel punto. E standardizzando in questo modo si riesce davvero a portare alla portata di tutti qualsiasi tipo di servizio. Quindi vogliamo tenere in casa la nostra mail, vogliamo tenere in casa i nostri siti web, un server di chat, qualsiasi cosa. Facciamo accendere il computer. Il progetto che più o meno ha scatenato tutto questo è stato Mirinavox. Mirinavox è un progetto molto, molto ricco che da anni mira a configurare un server mail in modo estremamente sicuro, estremamente funzionale. Quanti di voi hanno mai provato a mettere su un mail server a mano? Ok? Quanti di voi pensano di saperlo fare o di sapere qualcuno che conosce come si fa? Ok? Chiunque voi pensate sappia farlo, non sa farlo. Comunque non sa farlo nel modo in cui sa farlo Mailinbox. Questo perché ci sono, credo, 1500 issue su Mailinbox, tutti quanti fissati con estrema destrezza, estrema creatività. E c'è un issue che ho aperto io stesso, che è per esempio che il nick islandese vuole un certo TTL sui record NS, e questa cosa nessuno di voi la può sapere, non la potevo sapere neanche io fino a che mi ci sono trovato. Standardizzando tutto questo riusciamo a tirare in piedi un server che funziona davvero per tutti e che non ha quelle limitazioni che ha il solito accrocchio fatto anche dalle persone più esperte di questo pianeta. Ovviamente non c'è bisogno che qua davanti a voi vi dico quanto sia importante l'open source, però allo stesso tempo è facile dimenticarsi sempre dell'aspetto implementativo. Quindi noi siamo bravi a sviluppare in open source, rivedere il codice ai nostri amici, ad altri che ci lavorano, ma poi alla fine l'utente finale non vede questo beneficio, a meno che sia un applicativo lato client di solito. E in questo modo qualsiasi sysadmin che abbia una base di come funziona può davvero tirare su un server allo stato dell'arte. Poi non sarà mai sicuro al 100%, lo sappiamo, però almeno siamo tutti allo stesso livello di sicurezza, tendenzialmente, se facciamo il deployment nello stesso modo, e soprattutto sappiamo quali sono i problemi. Quindi una volta che troviamo una vulnerabilità possiamo patcharle, sapere che siamo tutti allo stesso livello di aggiornamento e affrontare il problema insieme. E la prossima volta vi giuro che metto l'impostazione dello schermo normali. In questo senso stiamo facendo un po' di progetti interessanti, quindi ad esempio, non so se avete mai provato a tirare su un web server. No? Ok? C'è un bellissimo progetto che si chiama Easy Engine, quindi è un'interfaccia più front-end di quanto non sia Nginx di suo. Quindi automatizza la creazione di siti web con Nginx, che siano WordPress, che siano WordPress multisite, WordPress multisite con cache e robe varie. Il problema di Easy Engine è che non fa i backup, non ha tutta la parte che ha a che fare con l'SFTP, quindi se io voglio creare un sito web e dare accesso a SFTP a un amico non posso farlo. E in questo caso abbiamo creato Raptor, che è un progetto che si aggiunge come livello sopra a Easy Engine e automatizza l'installazione completa di Easy Engine, che è un progetto non ancora esattamente maturo. E, per esempio, quando creiamo un sito web con Raptor, aggiunge manualmente la configurazione IPv6 al sito, cosa che Easy Engine ancora non fa. Automatizza tutta la parte di backup and restore su S3, automatizza in toto il restore di tutti i siti di un server. Quindi se io ho un server con 20 siti web e ho il backup regolare con Raptor, posso fare il restore di tutti questi siti con un comando solo su un server nuovo che non ha mai visto un'installazione di Easy Engine o di Nginx. Si aggiunge tranquillamente sopra un'installazione esistente di Easy Engine, e in generale
va proprio a trovare quali sono le funzioni che poi dobbiamo andare a implementare dentro EasyEngine direttamente. E ci sono alcuni ticket aperti su EasyEngine che originano proprio da questo. E addirittura alcuni sviluppatori di EasyEngine, che comunque è un progetto non ancora maturo ma grande, che mi chiedevano come aggiungere l'IPv6 su una configurazione di un sito web. Avete tutti presente cos'è l'IPv6, giusto? Non sto dicendo cose strane, ok? Quindi sempre nell'ottica di rendere a portata di tutti la configurazione di un server a casa. Probabilmente alcuni di voi si stanno chiedendo perché vogliamo avere un server a casa con queste funzionalità. L'obiettivo di tutti questi progetti è il self-hosting, quindi il riuscire a tenere, a ospitare in casa nostra o in un nostro data center da amici oppure da Lorenzo, esatto, in furgone. Ogni qualvolta abbiamo un servizio non solo open source ma anche ospitato sui nostri server, abbiamo davvero il controllo su questi dati. Quindi ovviamente purtroppo bisogna ancora fidarsi leggermente di i propri amici che ti ospitano il sito, eccetera, a meno che non vogliamo tirare su addirittura noi persona per persona un server, cosa che ormai davvero diventa abbastanza facile. Prima o poi avremo servizi che girano serverless, quindi sulla blockchain, inventatevi quello che volete. Per adesso tutti i servizi che usate ogni giorno girano ancora con un server dietro, e invece di farlo ospitare da Google, da DigitalOcean, da chiunque vogliamo, possiamo farlo noi in casa ed è davvero facile. Sempre nell'ottica di questo abbiamo creato Enigma. Ieri esattamente qui c'era un talk su sistemi di messaggistica istantanea sicuri, criptati end-to-end. Qualcuno c'era questo talk? Era molto interessante. Lo stato dei servizi di messaggistica istantanea oggi è questo. Abbiamo Signal, che è praticamente lo stato dell'arte della sicurezza in termini di messaggistica. È un servizio davvero fatto bene, il problema è che è centralizzato. Quindi senza l'azienda Open Whisper Systems e il loro data center niente di questo funziona, e ad esempio è facilissimo bloccarlo, quindi se il governo cinese vuole bloccare questo servizio può farlo istantaneamente. Ci sono diversi problemi con i sistemi centralizzati. Loro hanno fatto una scelta particolare, noi la rispettiamo, però vogliamo trovare un'alternativa. All'hack meeting dell'anno scorso c'era un ragazzo che stava cercando di federare una rete Signal, quindi di fare una specie di reverse engineering del codice di Signal, per sfruttare una sua funzione innata di federazione che ai tempi esisteva, che poi hanno rimosso, e cercare di creare una rete federata. Peccato che era estremamente complicato farlo, e nel tempo sarebbe stato sempre più difficile, essendo che Signal va nella direzione opposta. E quindi abbiamo pensato a diverse alternative, che sono tante. Ci sono ormai davvero servizi di messaggistica per qualsiasi cosa. Uno standard che invece esiste da davvero tanti anni è XMPP, che ricade sempre un pochino dietro le quinte nel dimenticatoio perché è davvero un standard vecchio, non è mai stato aggiornato secondo alcuni, invece non è vero. Dicono che non supporti il multi-client, dicono che non supporti tutte quelle cose che vogliamo da un servizio messaggistico oggi, quindi che posso usarlo a più dispositivi contemporaneamente, che sia criptato end-to-end, che posso esportare i messaggi e rimportarli nel telefono dopo, tutti questi problemi che ai tempi non esistevano. E invece XMPP dietro le quinte sta sopravvivendo, diciamo che l'hanno aggiornato con diverse XEP, che sono praticamente le RFC del mondo XMPP. Quindi ogni funzione di un servizio XMPP è standardizzata, e questa è una cosa bellissima. Quindi se anche in futuro avremo sistemi di messaggistica basati sulla blockchain, come status.io, che sfrutta la blockchain di Ethereum, eccetera, cioè qualsiasi funzione bellissima possiamo avere, non avrà mai il livello di standardizzazione, almeno per adesso, che ha XMPP. XMPP, se io sono un implementatore, so esattamente qual è il behavior che io mi aspetto da un server quando gli faccio una certa richiesta col client, perché sono tutti d'accordo con queste standardizzazioni e funziona davvero bene. Quindi quando si sa implementare bene, funziona bene. XMPP è un servizio federato, quindi è come una mail. Io posso tirare sul mio server, associare un dominio o più domini a questo server, e per esempio se voi mi contattate al mio indirizzo XMPP, che è uguale a una mail, e infatti fra le altre cose è la mia mail, mi contattate direttamente da qualsiasi server voi abbiate. Quindi se voi usate un altro servizio un altro server XMPP, lui sa esattamente come contattare il mio server e viceversa. Quindi è davvero un servizio fatto davvero bene, e soprattutto non è serverless, però è decentralizzato.
E fino ad oggi è stato davvero difficile tirare su un server XMPP. Bisogna abilitare moduli per qualsiasi cosa, oppure sembra di essere incastrati negli anni 80, quando non potevi mandare una foto sopra i 12K. E invece oggi si può fare. Abbiamo studiato tutte le funzioni di EjabRD, che è un server XMPP molto famoso. Quindi XMPP ovviamente gira sul server e gira sul client, esattamente come Signal, WhatsApp, qualsiasi altra applicazione. I client ce li abbiamo, sono fatti bene, poi ve ne do alcuni se siete interessati. Il server è un mistero, anche i server di aziende grandi che lo usano per lavoro eccetera sono configurati davvero male, ma non è colpa loro, è perché è davvero difficile farlo. E quindi in circa 11 mesi di sviluppo, fra mailing list, Stack Overflow, telefonare fisicamente agli sviluppatori, abbiamo capito come configurare state of the art, fra virgolette, un server XMPP. E questo è esattamente quello che c'è scritto qua. Quindi Enigma vuole essere un'implementazione di EjabRD alla portata di tutti, e che nell'istante che è installata funziona con tutte le funzioni già attive. Che cosa ha di particolare Enigma? Quindi Enigma ha la configurazione stata dell'art, l'abbiamo già visto, usa sempre EjabRD, l'ultima versione di EjabRD, che è aggiornato molto frequentemente, un progetto molto vivo. Si fa il deployment davvero con un comando, quindi il setup è interattivo, ti guida e ti chiede qual è il dominio XMPP che vuoi legare a questo server, chi sarà l'admin, dove vuoi fare il backup, li vuoi fare su S3, non li vuoi fare su S3. Non mi ricordo neanche io, scusate, li devo leggere. Passa tutte le compliance check di questa accept qua. Questa accept è una specie di meta accept, dove si definiscono i livelli di compliance che tutti i server moderni dovrebbero rispettare. Non l'ha implementata nessuno, diciamo che non tanti server passano questa lista di standardizzazioni. Implementato bene, ha davvero praticamente lo stesso livello di sicurezza di Signal. Poi Signal non ha una password, si basa sul vostro numero di telefono, che da un lato è un bene, da un lato è un male, perché è sempre più facile intercettare i messaggi di testo. Però vabbè, fondamentalmente supporta IPv6, quindi è future proof in tutti i modi che abbiamo potuto immaginare. Valida tutti i certificati TLS, e in realtà fa uso di nella versione beta fa uso addirittura di Let's Encrypt, la funzione wildcard. Quindi io posso generare un certificato TLS valido per tutto il dominio, e che quindi sia già valido per tutti i vari sottoservizi che va a usare lui, quindi il servizio per PubSub, che è il modulo che supporta le chiavi crittografiche per chattare con crittografia end-to-end, il modulo per gli upload, quindi se voglio caricare un file da 27 mega posso farlo, è già tutto completamente validato anche a livello di sicurezza TLS. Imposta automaticamente le regole del firewall, cosa fondamentale, perché se abbiamo un server senza firewall non è un'ottima cosa. Rende l'interfaccia di EjabRD disponibile in modo sicuro sulla 443, come dovrebbe essere, con un certificato TLS sicuro. E da qua possiamo vedere tutte le varie cose che fa, quindi possiamo vedere tutti i vari nodi attivi, quanti utenti ci sono registrati, quanti utenti ci sono online, e soprattutto supporta la funzione di clusterizzazione. Quindi fin tanto che un servizio ospitato da un solo server c'è un single point of failure, come potete immaginare, e clusterizzare i servizi è sempre stato molto difficile a livello applicativo in questo mondo. Invece con una funzione apposta che si chiama Clusterize possiamo adesso creare un cluster di server di Enigma, quindi diversi server su cui gira EjabRD, il nostro server XMPP, e rendere fault tolerant e load balanced la nostra rete XMPP. Ci sono diverse funzioni su cui stiamo ancora lavorando, è un progetto molto piccolo, credo ci siano una trentina di installazioni in tutto il mondo, però vorremmo vederlo un attimo crescere, anche proprio perché questa potrebbe essere un'ottima base per gli sviluppatori di EjabRD per implementare funzioni aggiuntive.
come anche per Raptor prima, anche per Enigma, gli sviluppatori di Jeopardy hanno un paio di ticket aperti che nascono esattamente da qui e su cui possiamo vedere come funziona grazie al fatto che abbiamo tutti la stessa implementazione. In aggiunta vi voglio dire che sia Enigma che Raptor sono scritti su un framework, quindi un framework che si chiama Cynthia, adesso cerco di farvelo vedere, ed è proprio un framework fatto apposta per progetti di automazione server, quindi se mai avete qualche progetto interessante che volete provare a fare con Git più Git e Bash, queste cose qua, e abbiamo questo fantastico framework dove voi potete iniziare subito a smanettare, modificate un file di funzioni dove definite qual è il nome del vostro progetto, la mail admin per le notifiche sui backup falliti, queste cose qua, e qualsiasi livello di automazione voi volete fare, lui usa una libreria di funzioni standard e well known che è disponibile a tutti, quindi vogliamo generare per esempio un certificato TLS wildcard con Let's Encrypt, c'è una funzione che fa esattamente quello, chiamo quella funzione, gli do come argomento il dominio e lui fa esattamente quello. Vogliamo fare una configurazione interattiva per l'utente di backup restore su S3 con i backup criptati e tutto quanto, lui guida l'utente in questa configurazione. Quindi sia Enigma che Raptor che altri nostri progetti sono basati su un framework a sua volta standardizzato e per quanto possibile usato da tante persone. Quindi tutto questo è per darvi giusto un'idea, probabilmente nessuno di voi mai userà questi servizi qua, però per darvi un'idea di come stiamo anche noi e tantissime altre persone molto più esperte di noi, stiamo bridging the gap, se vogliamo, fra il livello di sviluppo e il livello di implementazione. Quindi abbiamo un modo sempre più semplice di fare un deployment di servizi scritti anche davvero bene, ma che fino ad oggi è stato difficile implementare. Ovviamente tutto questo è una base per poi passare un giorno a usare Docker, usare qualche servizio di rapid deployment come questo, però la logica è già stata scritta, diciamo. In tutto questo volevo farvi vedere un attimo il client, però non sono riuscito ad agganciarlo allo schermo. Il client è di XMPP, così amo, è Conversations, si scarica gratuitamente su Android, c'è una controparte anche per iOS e c'è anche per Linux, ci sono diversi programmi, se volete poi, se qualcuno è interessato mi può chiedere quali sono. E diciamo che è esattamente come usare Signal Desktop o WhatsApp Web sul desktop, se li avete mai usati, e sul telefono è esattamente come usare qualsiasi chat, app di chat, che può essere Signal, WhatsApp, Telegram. Ovviamente le funzioni di XMPP non sono ancora estremamente varie, quindi Telegram ha molte più funzioni lato client di quante ne abbia XMPP, però è un buon inizio, diciamo che come protocollo, come implementazione, come community ci siamo. XMPP è un mondo davvero vario e davvero ricco e secondo me anche davvero solido. Se riuscisse a crescere come progetto riusciremo a capire gli effetti in grande scala di questo progetto e vedere se l'implementazione che abbiamo fatto effettivamente è al pari di quello che si aspetterebbe un sysadmin di una grande azienda. Se questo mai dovesse accadere, sono abbastanza sicuro che almeno il 95% del lavoro l'abbiamo fatto, e ovviamente in futuro usciranno nuove funzioni, usciranno nuove cose da implementare, però secondo me per adesso abbiamo una base abbastanza solida. Qualcuno ha qualche domanda? Interessato? Ho bypassato qualcosa che era fondamentale per capire di cosa stiamo parlando? Giusto. Allora, ieri abbiamo fatto un bellissimo approfondimento nel mondo della crittografia end-to-end, quindi se io mando un messaggio a un'altra persona, questo messaggio di solito è crittato in transito, quindi vuol dire che c'è una connessione sicura fra il client di una persona, il server e il client dell'altra persona. Tutto questo però non impedisce al server di vedere il messaggio quale sia, e quindi abbiamo inventato, non noi, la crittografia end-to-end, che è un meccanismo dove solo i due dispositivi che si stanno parlando sanno decrittare il messaggio. Questa cosa era
esisteva già in XMPP, a dire il vero, e è stata migliorata di diversi ordini di grandezza dal creatore di Signal, che ha creato il famoso, creato comunque implementato bene, il Double Ratchet System, quindi un sistema dove due dispositivi si possono criptare a vicenda messaggi anche se l'altro è offline, anche se non riescono a stabilire una connessione in tempo reale e varie cose. Questo protocollo di Signal, quindi quello che è alla base del sistema di chat istantanea sicura, probabilmente migliore al mondo in questo momento, è stato riscritto per il mondo XMPP e si chiama OMEMO, O-M-E-M-O. Questo protocollo funziona, è ancora in implementazione nei vari client, quindi non tutti i vari client, quelli storici tipo Pidgin, non so quali potete aver usato voi, supportano ancora al 100% Memo, però è molto interessante vederlo funzionare su client che lo supportano già, perché davvero l'esperienza è la stessa di Signal, quindi io scrivo un contatto completamente nuovo che magari in questo momento è offline e riesco già a criptare un messaggio per lui. Voglio mandargli un'immagine criptata, posso farlo, voglio mandargli un video criptato, posso farlo. Questo protocollo in realtà è anche lui abbastanza nuovo, però in tutti i test che ha fatto la community XMPP sembra funzionare abbastanza bene. Anche questo è un servizio molto difficile da implementare lato server, appunto per questo esiste Enigma, che fa diversi passaggi per abilitare i moduli necessari a far funzionare OMEMO. Ovviamente la crittografia end-to-end è un problema che sta venendo fuori sempre di più per il discorso della sicurezza, cioè della privacy e tutte queste cose qua. XMPP in realtà lo supporta, come del resto supporta tantissimi moduli che sono stati scritti apposta per supportare i device che vanno in cui il client va in background nel sistema operativo del client. Il handoff fra 3G e 4, fra 3G e Wi-Fi, per esempio, tutti questi moduli di efficienza energetica, miglioramento della batteria, di riuscire a riprendere una sessione già aperta che si è interrotta inaspettatamente, sono stati scritti apposta per client moderni, quindi telefoni cellulari e cose varie. Quindi appunto, come non smetterò mai di ripetervi, XMPP è un mondo davvero attivo e in realtà è molto, molto aggiornato se sappiamo implementarlo correttamente. Basta, questo era un memo più o meno, se è stato chiaro, non lo so, magari vogliamo ripetere qualcosa. Niente? Ok. In realtà ne ho una io, se sì. Riesco a farmi sentire. Ok. Parlando un attimo di mail in a box, prendo quello perché conosco meglio, certo, il sistema mail che XMPP. Certo. E, tipo, io mi sono fatto un server mail mio per i cazzi miei, okay, e ho usato Colab. Perché Colab? Perché è praticamente un server puro, già configurato con in più la parte di web management. Okay. Che differenza c'è tra Colab e Mail in a Box? E quindi che differenza c'è tra Enigma e qualche altro sistema che non conosco in questo momento, certo, di auto installazione? Allora, Colab non lo conosco molto bene, però l'avevo visto anni fa e sinceramente non ti so gli sviluppi recenti. MailInABox in realtà, cioè, è inteso per essere un esempio, quindi ci sono altri progetti tipo MailCow, se non sbaglio, è un altro progetto molto bello. È molto più complesso secondo me, per esempio, lato utente, da configurare. MailInABox è molto logico, se sbagli qua ti corregge di là, è molto logico. Sicuramente ci sono altri progetti magari anche migliori di Mail in a Box. Ultimamente devo dire che non ho più riguardato gli altri progetti cosa siano. Tu ti trovi bene con sì, mi trovo bene con, okay, con Colab. Però, cioè, la cosa è Mail in a Box o Enigma, sì, prendo quel software, okay,
lo installo, te lo installo con il comando apt-get bla bla bla, okay. E gli pusho questa configurazione che è praticamente la configurazione standard ma messa a posto con tutte le virgole, oppure gli pusho questo file di configurazione che è completamente un'altra cosa rispetto a tutto ciò che esiste sulla faccia della terra, certo. Tranne per quel programma specifico che va a usare variabili a caso in giro per il sistema, che quindi se devo andarci a mettere mani non ci riuscirò, perché certo. O sono uno sviluppatore di quel progetto, certo. Non riuscirò mai a farlo. No, la cosa bella di Enigma è che tiene fede sempre a un'istanza di e jabberdy alla fine della giornata, quindi tutto quello che lui fa è dentro e jabberdy, quindi dentro i file di configurazione di jabberdy, in varlib jabberdy, quindi tu puoi eliminare la cartella di Enigma quando l'hai già installato se vuoi. L'idea è proprio che non sia uno strato sopra, ma sia semplicemente un tramite per arrivarci. E, la configurazione di jabberdy, se fai una diff con quella consigliata dal progetto, ha variazioni su almeno 45 righe. E tutte quelle 45 righe sono fondamentali per farlo funzionare, in modo che posso mandare un messaggio criptato, un'immagine. Però sì, la file di configurazione è dentro jabberdy, quindi tu potresti paradossalmente cedere al server, non sapere che è stato deployato con Enigma e comunque fare tutto quello che devi fare, assolutamente. Non è uno strato sopra, anche Raptor paradossalmente, che è uno strato su uno strato, perché Easy Engine è uno strato su Nginx e Raptor è uno strato su Easy Engine, in realtà comunque fa tutte le configurazioni dentro Easy Engine, che poi le passa a Nginx, quindi è completamente trasparente in questo senso. Okay, quindi basta leggere la documentazione del progetto madre. Esatto, esatto. Senza stare a preoccuparsi. Infatti quello che tanti sysadmin tante volte dicono è: vabbè, ma io voglio fare questa funzione specifica. E quello che dico sempre è: inizia da una base solida e comprovata, che è questo. E poi aggiungici tu, mettici mano da quel punto. Ma se tu devi clusterizzare un server, cosa che su Enigma stabile adesso non è possibile, dopo mille tentativi falliti, perché la documentazione fa schifo di jabberdy, cioè ti dicono di fare una cosa quando devi farne 25, quando sai come funziona sono circa 8 comandi più 3 aperture di file di configurazione da modificare. È molto semplice in realtà, devi sapere come si fa, però metti che anche tu installi Enigma stabile, che non ha la funzione di cluster, e vuoi clusterizzarlo, se sai come si fa parti da lì e poi lo clusterizzi. Però sicuramente, soprattutto se configuri a mano 4 server diversi, siano tutti configurati anche i tuoi in 4 modi diversi, perché è impossibile ricordarsi tutto, e anche copiare e incollare il config file non è efficace in questo caso, perché ci sono dei moduli di jabberdy scritti in altre directory e cose varie, quindi è sempre facile metterci mano in pratica. Ok, all'inizio avevi chiesto se tipo mancavano dei sistemi del genere per altri servizi. Secondo me manca per il VoIP, asterisco free switch, sì, assolutamente. Manca un sistema che te li configura più o meno. Esistono le distro già pronte, se vogliamo, ma fanno problemi. Lasciamo stare, cosa fanno quelli? Cioè, ho un amico che stava lavorando su automazione di Asterisk tanto tempo fa, poi ha abbandonato perché era davvero fuori dallo scopo del suo progetto in quel momento. Comunque appunto, questo è un proof of concept allo stato attuale, funziona perfettamente secondo me, nella mia vita quotidiana sto tirando in ballo mille persone per installare Conversations, faglielo usare proprio per usarli come cavi, e funziona. Ovviamente questo è un programma in bash, quindi prima o poi vorrei vederlo scritto in Docker, che si preme premi un pulsante, si deploya, metto il dominio e lui fa tutto il resto. Abilitare di default i backup, se non gli specifico le chiavi di S3 lo bypassa, ma se no lui comunque ti prompta a farlo. Adesso è un proof of concept, però appunto l'importante è stabilire la logica, poi come viene implementata di sviluppatori e sysadmin pieno il mondo, di persone che vanno sempre a cercare la logica corretta nel fare le cose, di riuscire a avere davvero un'implementazione state of the art, sono pochi, e sicuramente c'è gente che lo fa mille volte meglio di noi, però almeno ci stiamo provando. Ora sì, allora io ce l'ho un server Jabber, okay. In casa, okay. E a tempi misi Prosody come server, bello, bello, bello. Perché
Jabberdì era orribile la documentazione. Sì, assolutamente. Io ora l'ho installato, sarà non mi ricordo che versione, ma insomma, in effetti è un macello farlo funzionare, anche Prosody che aveva la documentazione un pochino più efficace. Però effettivamente funziona, ma quello che non ho capito ora che tu hai detto, installa anche i pacchetti, cioè nel senso che installa roba sua di Jabberdì oppure utilizza quello che trova del sistema operativo installato? Lui aggiunge proprio la repo di Jabberdì di jabber.at, se non sbaglio, che è una repo non ufficiale dove però ci sono tutti gli sviluppatori di Jabberdì che trovi su GitHub e su ML. Però ti installa proprio il pacchetto di Jabberdì, quello dell'ultima versione in pratica. Poi lui fa solo modifica alla configurazione, alle cartelle, ai permessi. È un'installazione standard, davvero tu potresti accedere al server di Enigma nostro e se non ci fosse dentro la cartella Enigma, che puoi tranquillamente rimuovere, non ti renderesti conto del fatto che è stato fatto così. E soprattutto la cosa bella è che se in futuro vuoi metterci mano, lo fai appunto direttamente sul file di configurazione di Jabberdì. Non ci sono due cose che... Anche Raptor, che era l'altro, quello che fa il backup dei siti web, non legge il database di Easy Engine per fare il backup dei siti. Se tu anche hai aggiunto manualmente un sito a Nginx mettendolo dentro Sites Available, lui ti fa comunque il backup, proprio perché questi progetti sono intesi per essere indipendenti da se stessi in un certo modo, no? Quindi trasparenti al sysadmin e indipendenti da se stessi nel caso venisse eliminato, il progetto non dovesse essere più mantenuto in futuro, anche se speriamo di no. Quindi in questo senso sì. Poi magari tu hai un server già per te che funziona perfettamente, però probabilmente ci hai passato le notti sveglio. Ok, questa cosa, e poi tu avrai già una tua esperienza di tuo. Pensa una persona che è nuova al mondo XMPP che lo deve implementare. Quindi questa è praticamente la base. Ovviamente di server che funzionano nel mondo, cioè probabilmente non sono stato chiaro prima, ce ne sono, ovviamente. Però ho parlato con diversi implementatori che davvero ci hanno passato le settimane sveglio. Quindi questo è quello che ci ha fatto fare questo progetto. Grazie. OpenFire l'avevo installato nel 2000 e poco e mi ero trovato bene. Nel fare la scelta qua per Enigma abbiamo usato Jabberdì perché la funzione di clusterizzazione è davvero fatta bene. E una volta che metti su diversi server che hanno poca latenza fra di loro, possibilmente in data center vicini, cose varie, funziona davvero bene. Anche se riavvi 25 volte in modo neanche corretto i server, si riprende la federazione, cioè la sincronizzazione, l'applicazione di DB, eccetera. E poi, essendo scritto in Erlang, usa il database Mnesia, che è davvero pensato per la distribuzione già dai tempi, già dagli inizi. Quindi effettivamente, come essendo che avevamo sempre l'intenzione di abilitare le funzioni di clusterizzazione, abbiamo usato Jabberdì. Però davvero l'importante non è cosa usi, è come lo fai. Quindi per quanto mi riguarda, se un domani qualcuno volesse riscriverlo completamente, o davvero in realtà pensiamo anche al futuro dei sistemi di chat. Cioè questo ha bisogno di un server. Fra 5 anni non ci sarà bisogno di un server, ma se io voglio implementare sulla blockchain di Ethereum un sistema di chat, voglio che abbia questi standard. Io voglio che se qualcuno mi dice: ma ok, io mi sono appena aggiunto a un gruppo, ho già voice per poter scrivere, o il gruppo non è moderato e quindi posso già scrivere, però il client non me lo dice, quindi no, queste cose non devono esistere. Io devo andare a avere una XAPP e che mi dice: questo è come funziona. E poi server, client, sviluppatore, implementatore sanno già come deve funzionare ed è così. Quello è come deve essere. Io una domanda. Storage oltre S3? Allora, storage sul framework che si chiama Cynthia e le funzioni dietro che ha. Abbiamo ancora in beta un modulo per... per SFTP, se non sbaglio. E c'era anche qualcuno che voleva implementare Google Drive, c'è una PR aperta da un po' che non ho ancora avuto il tempo di guardare. La cosa bella è che se riusciamo a implementarlo sul framework è disponibile per Enigma, per Raptor e per qualsiasi altro progetto. Abbiamo
avevo visto quanto era difficile implementare anche altri servizi di storage ed è davvero facile, perché alla fine il framework è già stato più o meno pensato in questo senso. Poi c'è solo un modulo dentro, ma è già stato pensato per avere, selezionare quale storage vuoi fare. E no, poi anche nell'ottica lì, totalmente self-host, io pensavo. Ah, nell'ottica completamente self-host? Beh, in realtà per S3 puoi usare Minio, che è un sistema di S3 self-hosted, quindi per quello abbiamo optato per S3. Abbiamo optato per S3 anche per Duplicity, che è fantastico e funziona davvero bene. E per altri sistemi di storage self-hosted, tipo DC, banale SFTP da qualche parte. Anche sì. E sì, è davvero facile da implementare, non c'è ancora. Diciamo che per adesso mi interessa più il lato applicativo su Jabber di Nginx, eccetera, che cosa ci fosse dietro, però sì. E comunque anche lì la crittografia per queste cose qua, il versioning, la logica di cosa faccio se è un server nuovo su cui c'è già un'installazione, io faccio un restore, gli chiedo di fare il rollback dai backup archiviati localmente, o sovrascrivo tutta l'istanza prendendo da S3, e come faccio a capire se noi paradossalmente facendo il restore da S3, facendo il backup su S3, facciamo il restore intero di tutto l'archivio, perché è l'unico modo per essere sicuri che Duplicity riesca a decriptarlo, perché Duplicity non ti fa il warn se hai messo una chiave diversa. Quindi scarichiamo tutto, lo decriptiamo, e se con quella chiave riesco a decriptarlo, allora lo cripto il backup che sto facendo adesso. Quindi sì. Grazie a voi. E un'altra cosa, sempre io? Sì. Sfruttare tutto il know-how che avete imparato per come tirare su un server Jabber, in questo caso come Dio comanda, sì, per fare un tester degli altri server, cioè una, okay, tipo ci sono i tester per i mail server, manda una mail a, sì, questo indirizzo, esatto, io ti dico se funziona. Allora, dammi un indirizzo, dammi un account, io ti dico se il tuo server è configurato come Dio comanda. Lo sviluppatore di Omemo e di Conversations, il client per Android, ha un tester che è in Java e tu puoi scaricarlo, e si chiama XAP 0375 Compliance Check, se vuoi dopo tiro il link, e lui fa tutti i controlli perché sia compliant a 0375. Gli altri moduli sono più difficili da valutare, perché il client site indication, per esempio, posso vedere se ha la capabilità di farlo, ma poi non posso essere sicuro che effettivamente funziona se non sono un client. Quindi andrebbero aggiunti dei moduli a questo compliance checker, secondo me. Secondo me farlo da un server all'altro è difficile, perché la S2S funziona in modo diverso della C2S. Non lo so, poi non so quanto sarebbe difficile provarlo appunto con un server che non ha niente a che fare con qualcosa. Cioè, tanti check funzionano, per esempio, autenticandosi con un account su un server, perché ovviamente poi scoprire meglio le capability, queste cose qua. Però sì, è interessante, sarebbe bello farlo. Aggiungere proprio dei moduli sul compass checker suo. Sì. Grazie a voi.